nel momento in cui ci apprestiamo ad affrontare una stagione politica che senza esagerazione si determinerà come conflitto di civiltà, vuole mettere in discussione il Partito Democratico, l'unicità dell'istituto matrimoniale. Il Partito Democratico si accinge esplicitamente a mettere in discussione il modo con cui si forma la vita. Insomma, la sinistra, aprendo la giacca, mostra tutto il catalogo, cioè l'anno intero, quei principi che in quanto tali o sono o non sono, e siccome per noi sono, non saremo mai disponibili a negoziarli, li difenderemo con le unghie e con i denti in qualunque circostanza della società e del Parlamento. Non passeranno. Se il PDL difende la famiglia, perché nella precedente legislatura non avete fatto il quoziente familiare? Ah, io sono d'accordo, il quoziente familiare andava fatto, ma ci siamo trovati di fronte a una crisi economica che ancora stiamo pagando, di proporzioni internazionali devastanti, e il quoziente familiare costa moltissimo. E nel vostro programma, nella prossima legislatura, come farete a farlo? E nel nostro programma io penso che sarà impegnativo farlo, però il presidente Berlusconi questa volta si è impegnato a trovare i fondi. E non sarà facile, ma penso che sia necessario. Noi non escludiamo neanche la necessità di dover difendere la famiglia da un assalto di chi vorrebbe stravolgere questo istituto, da chi vorrebbe introdurre altre forme di regolamentazione, con tutte le proposte che in Italia la sinistra sta avanzando, ma che purtroppo anche nei parlamenti europei stanno prendendo piede, circa riunioni gay e la possibilità di adozioni, oggi una sentenza della Corte Europea che crea un'apertura su questo versante molto preoccupante. Io credo che l'Europa stia commettendo un grandissimo errore. Secondo me la famiglia è sotto attacco, ci vorrebbe un nuovo Family Day, perché credo che ci sia di fondo una grande superficialità e debolezza nell'affrontare questo tema. Secondo lei in Italia ci deve essere un riconoscimento per le coppie omosessuali? Guardi, io quando avevo 20 anni ero nel Partito Radicale, c'era il Fuori, il movimento omosessuale, il primo movimento omosessuale, che combatteva per la libertà sessuale e non per il matrimonio omosessuale. Improvvisamente a un certo punto questa battaglia è cambiata e io credo che non serva tanto a acquisire dei diritti, perché questi sicuramente si possono acquisire attraverso altri strumenti. Il matrimonio è un'altra cosa, ha una sua unicità che deriva proprio dal fatto di occuparsi dei bambini, di poter procreare, di fornire alla società un servizio, tra virgolette, che è un servizio prezioso, cioè che è quello di fare bambini, allevarli, occuparsene e occuparsi anche degli anziani, delle persone fragili, cioè all'interno della famiglia, tutti lo sappiamo, è l'unico istituto in cui, come dire, ha funzionato il marxismo, cioè la famosa frase di Marx: a ciascuno secondo i suoi bisogni e non secondo i suoi meriti. A ciascuno secondo i suoi bisogni, nella famiglia è l'unico posto in cui questo principio si è realizzato senza violenza, senza autoritarismo, senza distopie. Quindi noi distruggendo la famiglia distruggiamo quella cellula di protezione delle persone, dell'individuo, delle fragilità, dei bambini, che è insostituibile. E con il matrimonio omosessuale non abbiamo niente di più. Abbiamo di meno.